Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo try on haul. In questo periodo ne vedrete parecchi perché ho ricevuto alcuni pacchi di abbigliamento, per cui i prossimi video credo che saranno incentrati bene o male quasi tutti su questa tipologia, per cui spero che vi faccia piacere. Nell'eventualità, mi raccomando, non dimenticate sempre un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, attivate la campanella perché è l'unico modo per sapere quando mettiamo online un nuovo video. Dico mettiamo perché so che è un problema che riscontrano tantissimi colleghi barra colleghe qua su YouTube, per cui ci aiutiamo anche su Instagram, dove dovete seguirmi. Per farvi sapere tramite le storie e quant'altro quando mettiamo online un nuovo video, ma mi raccomando, la cosa più importante è che quando seguite un canale attiviate sempre la campanella qua sotto. In questo video vedrete dei campi d'abbigliamento che arrivano da una nuova azienda, non la conoscevo prima. Ho deciso di collaborare con loro soprattutto per vedere e toccare con mano io stessa la merce che vi viene inviata a casa. Lì per lì, quando mi hanno inviato il link dove scegliere alcuni capi d'abbigliamento, sono rimasta un po' con il dubbio se accettare o meno, voglio essere sincera fino in fondo, ma visto e considerato che parlo per me, mi capita spesso di girare su internet alla ricerca di, non lo so, un accessorio, un capo d'abbigliamento o qualsiasi cosa che io voglia acquistare. E a volte mi capita di imbattermi in siti che non avevo mai visto né sentito parlare da nessuno, ho detto perché no, lascio anch'io una recensione via YouTube dove magari può in futuro servire a qualcun altro. La selezione non era ampissima, nel senso che non mi hanno fatto scegliere da tutto il sito, ma mi hanno mandato un link dove poter pescare 8 capi. Vi spiego man mano il tessuto, vi dico la vestibilità perché ho già un'idea chiarissima, avendoli già provati, però vi sollecito sempre nel lasciarmi un vostro commento per sapere come voi da casa vedete il capo, come me lo vedete addosso e quant'altro. Inizio con questo cardigan che non mi piace. Nella parte davanti abbiamo un simil scamosciato, all'interno è foderato questo collo molto ampio, molto bello anche a vederlo, tipo Teddy, ecco, è morbidissimo. Però su di me non mi piace, al tatto nemmeno, nonostante sia una taglia M, comunque andrebbe anche bene di misura, però le maniche secondo me sono troppo grandi, troppo ampie, non hanno, cioè scendono dritte, non hanno un buon, non ha un buon taglio, ecco, questo capo, diciamo la verità, nonostante il tessuto non sia neanche male, perché leggendo dall'etichetta abbiamo un 65% poliestere e comunque c'è un 35% di cotone, però non mi piace, non mi piace, non lo so, proprio al tatto e proprio nel vedermelo addosso si vede a parer mio che è un capo, insomma, di bassa qualità, per cui io assolutamente questo lo boccio. Questo cardigan invece a me piace moltissimo, soprattutto il colore, questo azzurro cielo. Con i 5 bottoni, 2 tasche davanti, è rifinito benissimo, mi piace molto anche al tatto. L'unica cosa che non mi piace, ma è gusto personale, è il taglio anche qua, perché è dritto. Io preferisco i capi un po' sagomati per quanto riguarda il busto, ma è un discorso mio personale, proprio un discorso di modello, non perché sia fatto male, anzi è super elasticizzato, davvero molto molto bello. E questo è uguale al precedente, è un 65 poliestere, un 35 cotone. Voi come me lo vedete? A me sembra troppo largo sui fianchi. Però non lo so, ci devo pensare, nonostante questo sì, questo lo promuovo assolutamente, a differenza del primo che no, non mi è piaciuto assolutamente. Qua ho un bel punto di domanda, nel senso, se bocciarlo o promuoverlo.
È una giacca, tipo Teddy, chiamiamo anche lui, morbidissimo, cioè davvero una coccola. Non c'è nulla da ridire sulle cuciture, sul taglio, però ragazzi è veramente piccolissimo, per me è una S, ma come vestibilità è una XXS, soprattutto per quanto riguarda la manica. Ok, ci sta che io le amo a tre quarti, però questo credo che lo possiate vedere, è davvero troppo piccino. Tant'è che sto pensando di mostrarlo ad Emma, se piacerà a lei glielo regalerò, altrimenti credo che insomma, lo darò a qualche amica o magari a qualche bimba perché è davvero piccolo. Peccato perché il tessuto è bellissimo, lì per lì, quando l'ho scelto dal sito non ero molto convinta, non lo so, mi dava già l'idea di super sintetico, magari anche ispido, invece no, ragazze. Spero che traspaia dalla videocamera. Comunque è davvero una coccola, è un peccato perché fosse stata una taglia in più, forse l'avrei tenuto. Questo, comunque, se volete saperlo, è un 95 poliestere e un 5 spandex. Qua non so se bocciarlo o promuoverlo. Più che altro perché è bello al tatto, sarebbe anche un bel modellino, peccato che insomma è piccolo, è piccolo, piccolo, piccolo. Comunque aspetto sempre i vostri commenti per sapere voi come li vedete indossare, secondo voi se può andare o meno. Ecco, comunque fatemi sapere i vostri feed qua su. Pelucchi a parte, perché ne sta perdendo a milioni sia sul letto che addosso. Guardate, l'ho appena appoggiato, va bene. Eventualmente se lo terrò finirà immediatamente in lavatrice. Comunque, questo secondo Teddy è molto simile al primo color biscotto, morbidissimo anche lui. Questo, a differenza di quello marrone, va benissimo, come potete vedere, è una taglia M, è perfetta. Non so se tenerlo, nonostante lo promuovo, perché è morbidissimo. Ha le cuciture perfette, la cerniera uguale, è fatto bene, insomma, non c'è niente da dire, però è un, non lo so, me lo sono guardata addosso, non so se è per una questione di colore così imponente, un bel bianco ghiaccio, oppure se è una questione di modellino, non so se tenerlo. Più che altro devo capire come abbinarlo e quant'altro. Voi, come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Abbiamo un 65 poliestere e un 35 cotone. Non ve l'ho detto, ma tutti consigliati a 30 gradi in lavatrice. Poi abbiamo questo maglioncino crop che lì per lì, quando l'ho preso fuori dal pacco, non mi convinceva più di tanto. Invece addosso ci piace, come dico io, ci piace parecchio. Ha la particolarità di avere il collo e le maniche, come il fondo del maglioncino, effetto strappato. Qua, ragazze, per le amanti dei bracciali, anelli, meglio evitarli, secondo me, perché se tirate un filo, buonanotte, vi parte il maglioncino. Però davvero è molto molto carino, mi piace come cade, come è fatto, al tatto, come è tagliato, anche addosso, vi dico la verità, credo proprio che lo terrò questo, di sicuro lo metterò perché mi piace, mi piace. Ero dubbiosa sulla taglia, stavo cercando di capire se avevo scelto una S o una M, guardavo se c'era scritto, eccolo qua all'interno, è una S, ragazze, per cui perfetto. E anche lui è un 65 poliestere, 35 cotone. Mi piace assai. Sì, questo lo promuovo a pieni voti. Come promuovo a pieni voti questa felpa, che è una felpa semplicissima, niente da dire, una semplice scritta sulla parte davanti. Anche lei, quando l'ho preso fuori dal sacchetto, ho detto OMG, oh my God, ma quanto grande è! Invece addosso mi piace tantissimo. Il tessuto è ottimo, classico tessuto felpa garzato all'interno, super super elasticizzata, bella lunga da portare con i leggings o col jeans, ve lo dico sempre, ma io sono in mood leggings in questo momento. Taglia M. Di sicuro sarebbe andata anche la S, però non la vedo così esagerata, almeno io, poi fatemi sapere anche voi.
sempre 30 gradi in lavatrice. Qua abbiamo un 70 cotone e un 30 poliestere. Direi, ragazze, che come materiali non è male, dai, ho visto di peggio. Mi sono fatta mandare anche questo maglione, che è un over, perché è una S, ma è davvero gigantesca, ragazze. Scende bene in realtà, perché non fa fagotto, però è un tipo un quadrato, è enorme, è un bicolor, perché è un panna sul collo che è gigantesco, ampissimo, altissimo, le maniche sono sempre panna, mentre risulta grigio sul petto e sulla schiena. È molto lungo, va benissimo, sempre per un look sportivo, ma non so se tenerlo appunto per la misura, lo vedo forse troppo grande su di me, forse andava meglio un po' più sfilato, non lo so, anche questo devo riprovarlo, devo capire se mi convince al 100% o meno. Voi come lo vedete? Cosa dite? Qua abbiamo appunto una S, ma come composizione niente male neanche lui, perché è un 50 cotone e un 50 poliestere. Per cui dal punto di vista delle composizioni questo sito mi ha davvero lasciata a bocca aperta, perché non me lo aspettavo, anche dalle foto credevo che fossero capi di più bassa qualità. La chicca ve l'ho tenuta per ultima, nonostante ve l'abbia già spoilerato su Instagram, perché ve l'ho già mostrato velocemente, ma l'avete già visto. Questo maglioncino è adorabile, guardate com'è tagliato al collo stile all'americana, che mi fa impazzire, è morbidissimo, davvero fatto da Dio, posso dirlo, ragazze, perdonatemi l'espressione, ma è meraviglioso. Io non ho mai visto un maglioncino tagliato così. Ho scelto una S ed è un, qua ecco ad esempio, tra, è un 100% acrilico, pensate un po', un 100% acrilico, e al tatto è veramente stramorbido, è una meraviglia, l'avrete capito sicuramente che è il mio preferito, non vedo l'ora di buttarlo a lavare e di indossarlo il prima possibile. Ora sta a voi il giudizio finale, mi raccomando fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, io credo di essere stata abbastanza chiara, è un sito che comunque non boccio assolutamente, vi consiglio di guardare. Vi lascio il link qua sotto in modo tale da farvi magari un'idea più chiara direttamente dal sito. I miei preferiti in assoluto sono l'ultimo maglioncino, la felpina bianca e il maglioncino, chiamiamolo sale pepe, questo mi fanno impazzire tutti e tre. Gli altri mi piacciono, ma ho dei punti di domanda che comunque vi ho già chiarito durante il video. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto in un prossimo, credo, try on haul. Ciao a tutti!